Buongiorno a tutti, mi vedrete ormai sempre vestita nello stesso modo perché anche oggi, come settimana scorsa, riesco a girare tre video di fila e quindi sono vestita tre video allo stesso modo, sempre con questo colore così sgargiante, estivo e allegro. Ne approfitto visto che uno ce l'ho già addosso, me lo tengo e appunto faccio questo video. Oggi parliamo, dopo tanto tempo, devo dire, parliamo nuovamente di Shein. Ho fatto il mio primo ordine americano, devo dire che non ho riscontrato nessuna differenza rispetto a quando ordinavo dall'Italia. L'unica differenza, chiaramente, è che ho dovuto scaricare l'app americana e ho perso logicamente tutti i punti o comunque i traguardi che avevo, come si dice? Conquistato con i miei ordini italiani. Poco male perché tanto l'unica non c'era nessun beneficio particolare se non avere lo sconto del 20%, cosa che comunque ho avuto il coupon del 20%. Io non ho mai acquistato senza il 20%, né ho intenzione assolutamente di farlo e quindi così. Ho fatto quest'ordine perché avevo voglia di un paio di cose in particolare, tra cui un vestito nero e delle ballerine per questo fine estate, inizio autunno. Credo che l'autunno qui arriverà parecchio pungente rispetto al nostro autunno italiano, comunque sia quello cagliaritano che quello romano a cui sono abituata io, che comunque è un po' più lungo, nel senso che è più caldo, ecco, più che più lungo è un autunno più caldo rispetto alla stagione che sicuramente sarà qui, ma comunque le ballerine tanto io le uso sempre, cioè dalla primavera, estate e autunno le uso sempre, quindi così. E poi avevo voglia di un vestito nero e un altro tipo di vestito. I vestiti da due sono diventati cinque, in realtà dovevano essere quattro, c'è stato un errore. Vabbè, sono diventati cinque. Allora, inizio a farvi vedere le scarpe, così poi vi faccio vedere la parte dei vestiti, ve li faccio vedere anche indossati come al solito. Cerco di sfruttare l'ultimo raggio di sole che c'è prima del tramonto. Ballerine. Allora, l'ultimo video Shein che ho fatto qualche mese fa, era primavera, ho comprato un paio di ballerine che vi ho definito imperdibili. Vi ho definito e sinceramente confermo e sottoscrivo perché adesso sono molto usate, sono ancora perfette. La comodità è impagabile, cioè una roba pazzesca. Comunque ci sarà linkato qui da qualche parte questo video. Intanto sta passando una persona qua sotto, spero non sollevino, comunque non mi vedano da qua. Ok. C'è la strada, c'è il giardino qua sotto e c'è il marciapiede. E sono le gemelle di queste qui. Allora, mi avvicino però. Mi avvicino così ve le faccio vedere un pochino meglio. Allora, le ballerine sono in questione, sono queste. Quelle che ho preso io hanno tutta questa parte rossa nera, quindi io le ho prese di questo color crema. È bianco, non è bianco, è un color crema con tutte queste fantasie geometriche, queste linee così, erano nere. Queste semplicemente sono bianche. Mi pare che le altre qui avessero la fettuccia nera. Comunque sono a punta, sono in tessuto, non è un tessuto elastico, e sono meravigliose. Allora, di tutte le ballerine che ho preso io quest'anno, ho iniziato a prenderle a fine inverno, a inizio primavera di un altro tipo. Le ho sempre prese un numero in più. Io ho il 38, le ho sempre prese 39 e mi sono sempre trovata benissimo con la taglia in più. Queste sono le gemelle, ripeto, di quelle che io ho già. Quindi sono andata sul sicuro, soprattutto con queste, perché ho detto conosco la vestibilità, conosco la comodità, conosco tutto, conosco già l'articolo. Eppure c'è qualcosa di strano. Da quando le ho comprate, il mio fisico non è cambiato granché, anzi, ho anche perso qualcosina. Quindi non c'è stato cambiamento, vuol dire, vabbè, da quando le ho comprate l'anno scorso ho preso 10 kg, non mi stanno più. Io le trovo, ora non le ho mai utilizzate, eppure
Eppure ho il ricordo di quando provai quelle nere, che proprio fossero, non che queste non siano comode, ma che fossero più, non so come dire, più morbide, ecco, più morbide, più larghe forse un po'. Ho l'impressione che queste siano, ecco, non mi veniva la parola, queste sono più rigide. Eppure è lo stesso, è la stessa scarpa, con lo stesso materiale. Idem. Uguale per le altre due che adesso vi mostro. Dato che mi sono trovata così bene con questo modello, sono andata a cercare delle scarpe, delle altre ballerine che avessero la stessa forma, perché devo dire che mai stata fan delle scarpe a punta, eppure quando me le vedo addosso, quelle nere che ho, trovo che mi slancino tanto il piede, quindi mi sono piaciute molto. Quindi ho cercato la stessa forma e lo stesso tessuto in particolare. E in particolare mi piacevano tanto queste. Ora sono ancora chiuse, io le ho soltanto provate 2 volte e rimesse al loro posto. Queste erano, era qualcosa che, appunto, poi volendo un abito nero, volevo comunque qualcosa di più neutro. Non ho scarpe nere, non, di solito non compro scarpe nere se non gli stivali in pelle invernali. Sono una più da colori, da cose colorate. Anche queste sono 39, anche queste sono della stessa fattura, con lo stesso tessuto. Queste sono leggermente più morbide. Io le trovo carinissime e mi piace moltissimo questo dettaglio blu elettrico che hanno qui. Qua si chiama Royal Blue, mi pare, o Blucina anche. Blu elettrico, noi lo chiamiamo, punto e basta. Queste le trovo deliziose perché sono eleganti, non è il termine che utilizzerei, però per capirci, insomma, ecco, queste sono sicuramente un po' più sportive, un po' più allegrotte. Vabbè, sono ballerine. Di queste avevo un dubbio in più perché vedendo le calzate, poi su Shein avete anche gli esempi, avete le foto delle persone che le indossano, sono molto utili. Leggete sempre le recensioni e guardate sempre le fotografie, soprattutto di chi magari ha la stessa taglia che vorreste prendere voi, perché insomma, vedere la vestibilità sulle persone al posto delle modelle è sempre un qualcosa in più. Queste mi lasciavano perplessa perché era come se fossero un pochino più accollate rispetto alle altre qua. Forse leggermente, ma proprio leggermente lo sono. Era come se fossero un po' più accollate, sì, un pochino più coprenti qui. Queste sono leggermente diverse, nel senso che hanno questa traforatura così a spina, non so come dire, però vabbè, la vedete da soli. La tipologia è la stessa. Io speravo fossero leggermente più leggermente meno rigide, ecco, stesso ricordo di qua, però dato che io non le ho ancora utilizzate, nulla vieta che queste diventino un guanto, meno di un guanto. Io quelle nere che ho le metto e le tolgo senza neanche toccarle, da quanto sono morbide, ma allo stesso tempo non escono, non si spostano, sono veramente comodissime, pazzesche e perfette. Comunque, entrano, mi stanno, le metterò, non c'è dubbio. Sicuramente il tessuto un pochino cederà. A me piacciono tanto. Ogni volta che compro qualcosa c'è sempre del giallo. A me piace tanto il giallo. Parliamo di vestiti. Allora, ho fatto una, devo dire, l'ho fatto consapevolmente, cioè me ne sono fregata. Poi la domanda finale è: te ne sei anche pentita? Poi è un po' sì. Cioè, ho fatto acquisti, cosa che non facevo da tanto tempo, ho fatto acquisti, o meglio delle scelte su Shein senza filtrare per tessuto. Questo perché? Perché gli abiti estivi, soprattutto quelli che sono sbracciati o con queste maniche così che io preferisco, non mi trovo più tanto con le cose totalmente sbracciate. Continuo a portarle, ce le ho, continuerò a portarle, però questo mi dà un più un senso di mi sento più a mio agio, ok, con una parte della spalla coperta.
E poi mi piacciono tanto questi volant, questi frou-frou così, mi piacciono, che ci devo fare ormai? Dall'anno scorso che praticamente compro solo cose con volant da qualche parte. Non mi dà fastidio d'estate, non mi dà particolarmente fastidio la presenza di un tessuto molto sintetico. Tessuto sintetico è un concetto molto limitante, nel senso che i tessuti sintetici li potete trovare anche comodissimi, anche similcotone, no? Quindi freschi sulla pelle, eccetera. Parlo proprio del tessuto sintetico, quello brutto, per capirci. D'estate, soprattutto se sono sbracciati, non ho tutto questo particolare fastidio, però sto giro su quattro abiti che ho preso, 5, ripeto, dovevano essere 4, e uno ero convinta di averlo cancellato perché ho cambiato il colore, invece mi sono arrivati due abiti uguali di due colori diversi. Però peccato che uno sia dello stesso colore di un altro modello, quindi vabbè. Comunque, degli abiti che ho ordinato, non avendo né filtrato né controllato i tessuti, mi sono solo basata su ciò che vedevo sulla modella, quindi sul modello, sono tutti di tessuto un sintetico, un po' bruttino. Sentite, io li ho pagati più o meno 10 dollari l'uno. Alcuni un po' meno sugli 8,90, alcuni sugli 11, 12, quindi va benissimo così. In Italia probabilmente avrei fatto un reso. Sentite, in questo momento mi dico di no, avrei avuto più, ci avrei pensato di più a fare un reso perché in Italia era un attimo rinscatolare etichetta, ufficio postale sotto casa dove non c'è mai nessuno, letteralmente proprio alla via parallela, e non ho mai avuto un problema. Qui era solo il pensiero di mettermi a cercare l'ufficio postale, per carità, si fa, se si deve fare si fa, ma ho già avuto i miei mal di testa con alcuni resi di Amazon che ho fatto. Non è momento per andare a cervellarmi a fare resi, e quindi me li uso volentieri i vestiti. Questo per dirvi che i modelli che vi farò vedere, di questi modelli mi piace il modello, non mi piace il tessuto, non avrei consapevolmente scelto questo tessuto, ho consapevolmente scelto di non controllare i tessuti, quindi comunque mea culpa, ma sono tutti vestiti che indosso, tre li ho già indossati, due non li ho ancora indossati, ma li ho solo provati, e comunque sono modelli che già... Sapete perché? Perché i modelli che poi vi farò vedere sono uguali come proprio modello, come taglio d'abito a un vestito che io ho comprato l'anno scorso, tipo a scacchi bianco e nero, che non sono scacchi, comunque un vestito bianco e nero con delle maniche larghe, poi ve lo faccio vedere. Quindi io sono andata diretta, convinta nella mia testa che il tessuto sarebbe stato lo stesso. Nope. Allora, vi faccio vedere. Allora, questo è il modello che ho indosso, chiaramente è non so se si definiscano modelli a trapezio, ma comunque allora è un girocollo, ma no, non particolarmente stretto, quindi mi fa piacere anche che si noti e che si riesca a vedere un pochino anche la medaglietta, anche se ogni tanto qui chiaramente se ne va sotto, e mi piace che non sia eccessivamente accollato perché io ho sempre bisogno di un po' di scollatura proprio per bilanciare il fatto che io non abbia collo e quindi per bilanciare un pochino la mia figura, soprattutto avendo un seno molto abbondante. Queste maniche che vi ho fatto vedere appunto così a non so minimamente come si chiamino, sbuffetto, ali di pipistrello, no, niente, è una specie di tettoia morbida e io sono scalza chiaramente in casa, questa è la lunghezza, quindi arriva al ginocchio, io non riesco più ad avere abiti più corti, è un pochino largo qui, vedete? Questa è una parte un pochino larga, probabilmente una taglia in meno. Io ho preso una, sono andata sempre nella sezione curvi ho preso una taglia 12 americana, una 0 XL, una 48 taglia italiana.
Non ho ancora, non mi sono ancora messa. Sicuramente una XL ci fosse stato, non lo so, ma ci sarà sicuramente un modello simile delle taglie regolari, mi sarebbe stato, però devo dire la verità, io mi trovo bene anche se anzi, proprio per il fatto che sia bello largo di qua. E quindi ancora mi trovo bene con le cose molto, molto larghe, perché chiaramente di peso da perdere ce n'è ancora parecchio. Però devo dire che mi piace molto. Non avevo un vestito nero, incredibile ma vero. Spesso mi è venuto il desiderio di avere un vestito nero, una scarpa più colorata e soprattutto avendo io tante borse di Carlottina Lab, che sono tutte molto colorate, danno quell'accento in più che quando hai magari un vestito come me, vesto molte con molte fantasie colorate, spesso faccio fatica un po' ad abbinarle. Infatti, al contrario, dovrei decidermi anche a possedere delle borse a tinta unita. Ma niente, magari in questi 2 anni, visto che non potrò più comprare Carlottina Lab finché non rientro in Italia, capace pure che qualche borsa me la compri a tinta unita. Non ho nessun desiderio di avere altre borse. Poi, prossimo Prossimo modello. modello, sempre per restare sul nero, ma con un tocco un po' di così, quasi un po' spagnoleggiante. Allora, questo è il modello simile a quello che ho bianco e nero di cui vi parlavo, tipo scacchi. No, scacchi, forse più tipo pied de poule, non so esattamente. Non so se lo ricordiate, non fa niente. Comunque, il modello era questo, diciamo, con uno scollo a V e questa manica corta, ma con un una sorta di apertura a fiore, così, non so come definirla, solo che l'altro c'era un pochino più ampia. Questa è un pochino più stretta, comunque bordo rosso e questa roba a righe, io ho capito, rosso, righe, non capisco più niente, e idem giù. Questo è un abito un pochino più lungo, quindi arriva sotto al ginocchio, copre il ginocchio, almeno mi sembra, copre il ginocchio, è sempre largo e ha questa riprende insomma il volant anche sotto. Sono di due tessuti diversi. Questo è un tessuto simil raso, per capirci, ok? Per capire la è poliestere chiaramente, ma per capire il fatto che sia liscio. Questo invece è un tessuto un po' di quel sintetichino un po' fastidiosetto, perché è un po' ruvidino. Ecco, è quel sintetichino un po' ruvidino, però anche questo molto comodo. Largo, rossetto rosso, una borsa di Carlottina, magari rossa e nera. Io sono a posto. Scarpa? No, questa non ci sta a fare niente. Questa non lo so. Vabbè, ma non è che abbia solo queste, un'altra scarpa. Vi faccio vedere il prossimo ed ecco un po' di colore. Questo è esattamente il modello del vestito bianco e nero. A questo punto lo prendo e ve lo faccio vedere perché è inutile che continui a parlarne. Questo è esattamente il modello di quel vestito. Quindi questo è un modello che sicuramente è troppo grande per me perché vedete è proprio tanto, tanto largo, tanto tanto abbondante, anche tanto scollato, ma tanto a me gli abiti salgono sempre tutti, quindi non c'è problema. Ed è fatto in tre sezioni, c'è una sezione qui con una cucitura, scende, si svasa, un'altra sezione qui, scende, si svasa ancora di più. E queste sono le maniche di cui vi parlavo prima. Io una volta che ho visto questo vestito ero assolutamente convinta che il tessuto sarebbe stato uguale a quell'altro. No, è un pessimo tessuto sintetico. Però mi piace il modello, non è particolarmente, come dire, non mi valorizza particolarmente, non mi veniva il termine in italiano. Non è particolarmente valorizzante, quello no, però io questo colore lo adoro, il blu elettrico mi piace moltissimo e mi fa impazzire il fatto che è qui. Lo so solo io, lo vedrò soltanto io, però questo dettaglino così dello stesso colore mi fa impazzire. Le metterò con queste solo perché so che qui c'è un pezzetto di blu elettrico. Vi faccio vedere il famoso vestito bianco e nero. Eccolo il famoso vestito bianco e nero, che ha, insomma, è lo stesso modello di questo, ma
è tutto un altro tessuto, cioè questo sembra veramente, sembra quasi lino. Avrei tanto voluto che fosse così, perché questo è veramente comodo. Non lo metto quando si schiatta dal caldo, perché quando si schiatta dal caldo io preferisco avere le maniche, preferisco essere sbracciata, però questo anche con la giacchina in pelle e gli stivali color cammello in caramello in autunno è bellissimo. Comunque, niente, questo fa un po' così, un po' tunica, non ha la stessa resa di quello, però pazienza, lo tengo lo stesso. Il colore è... E a proposito di colore, a proposito di tunica, a proposito di questa veste proprio Prema Man. Questo è l'errore che è stato fatto, ossia io nel carrello avevo messo inizialmente questo vestito qui, blu, in realtà era indicato un blu e anche dalla foto sembrava un blu scuro, poi avevo visto il verde, io quando vedo tra blu scuro e verde vince assolutamente il verde ed è arrivato un verde un po' più spento, dico, pensavo fosse un po' più verde smeraldo, ma questo è un verde, è proprio un verde autunnale, mi piace moltissimo questo colore e pensavo di aver tolto questo, quindi i due vestiti sono identici, semplicemente è arrivato anche blu, peccato che non fosse blu scuro ma sia esattamente blu elettrico come l'altro, quindi vabbè. Io il blu elettrico, niente, siamo amici. Allora, questo vestito, mi piace di questo vestito lo scollo, mi piacciono tantissimo gli scolli quadrati, meglio squadrati, che questo è rettangolare, non è quadrato. Ha questa parte rigida qui, così, e poi qui parte la zona allattamento, cioè questa sembra una camicia da notte da ospedale per allattare. La lunghezza è sempre la stessa, arrivano sempre al ginocchio, sono sempre abiti larghi, non sagomati. Io preferisco così, alcuni mi ingrossano ancora di più, ma io è inutile, non riesco a sentirmi costretta in questa zona, proprio non ce la faccio. E ha queste maniche, quindi qua sotto sta nascosta la bretella del reggiseno e ha queste maniche aperte qui però, che danno un pochino di movimento e coprono un pochino la spalla. E, chiaramente avendo io un seno abbondante, questo fa l'effetto postparto, proprio secco. Però mi piace lo stesso. Io ho bloccato il video, ma in realtà non ho più nulla da farvi vedere perché gli abiti ve li ho fatti vedere. Quello blu è inutile che ve lo faccia vedere perché è identico a questo, semplicemente è blu elettrico. Comunque a me questo colore piace tanto. Io trovo che questo colore mi faccia... Allora, il verde, i verdi in generale. Il verde che piace a me è sempre un verde bosco, un verde un po' scuro così, no? Ed è uno di quei colori che fanno matchy matchy con i miei occhi perché sono molto simili, ma allo stesso tempo, essendo un colore caldo, io penso che questo sia un verde caldo, almeno a me sembra. Non so come risulti un po' a voi, però mi ingiallisce ancora di più. Non lo so, io questa storia di colori caldi e freddi ancora non l'ho capita bene. Allo stesso modo, quando metto il blu elettrico, il blu elettrico è un colore freddissimo, mi mette in risalto gli occhi che sembrano più chiari rispetto a quelli che non sono, quindi sembrano più freddi, ecco, di un verde più chiaro, più freddo rispetto a quello che invece io ho, un verde caldo, ma si scontrano tantissimo con il mio sottotono giallo e quindi sono ancora più gialla. Ma sapete che c'è? Caldo, freddo. A me il verde scuro e il blu elettrico mi piacciono. E io me li compro e me li metto. Il nostro video finisce qui, ora vado a dare, insomma, una sistemata. Qui deve essere che tutto questo poliestere mi ha un attimo fatto frizzare i capelli. Dai, tessuti naturali. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio, non vedo l'ora di acquistare cose per l'autunno.